Anticipazioni un posto al sole. Tra Eugenio e Viola la tensione non si placherà. Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Eugenio Nicotera perverrà ad una consapevolezza che lo ferirà non poco. Scoprirà che Viola, come il padre Raffaele, è stata titubante circa l'atteggiamento da assumere verso il famigerato Lello Valsano. Ciò ha creato una forte spaccatura tra i coniugi Nicotera, che da un po' di tempo sono freddi e scostanti tra loro. Il magistrato, inoltre, ha fatto capire alla Bruni che non riuscirà più a guardare il suocero con la stessa stima di un tempo e, inoltre, aggiungerà di essere rimasto troppo male, fortemente deluso. Anche nelle puntate di fine luglio 22, la situazione non cambierà. I rapporti tra Eugenio e Viola continueranno ad essere tesi. Nel frattempo, Ornella scoprirà che suo marito, prima di confidarsi con lei, si è aperto con Elvira Tomei e sarà in crisi in quanto teme che tra loro possa essere nata una vera e propria relazione extraconiugale. Nel frattempo Nicotera scoprirà che, nonostante la protezione garantitagli, Mariano Tregara è stato brutalmente aggredito in carcere. Lello e i suoi scagnozzi faranno salti di gioia, mentre le forze dell'ordine si prepareranno ad un nuovo blitz. Il clan Argento, infatti, avrà le ore contate. Nicotera riuscirà ad ottenere da un debolissimo Tregara nuove ed importantissime informazioni per una grande operazione di polizia. E il cerchio intorno a Valsano si stringerà sempre di più. E invece sul fronte sentimentale, come procederà tra Eugenio e Viola? E cosa ne sarà di Ornella e Raffaele? In generale, vi anticipiamo che le storie appena elencate continueranno a coinvolgere anche altri personaggi e, nel tempo, potrebbero esserci altri momenti, ancor più drammatici. Anzi, l'aggressione a Mariano Tregara è stato solo l'inizio. Anticipazioni un posto al sole. Prossime storyline. Il ritorno di Fabrizio Rosato. Il personaggio di Fabrizio Rosato sembra totalmente scomparso dal cast di Un posto al sole. In effetti, l'ormai ex marito di Marina Giordano non sta apparendo più nella soap napoletana. Ritornerà? Come abbiamo già visto, le ultime scene di Fabrizio ad Un posto al sole sono state quelle legate alla fine della sua storia d'amore con Marina, l'imprenditore, in quelle circostanze, a causa di una diabolica macchinazione di Lara Martinelli, era venuto a conoscenza di un bacio tra la Giordano e Ferri e che, dunque, il rapporto tra loro non si era mai del tutto esaurito. Ferito, l'uomo, in virtù di questo, decise di dirle addio e di provare a rifarsi una nuova vita altrove. Tale svolta è avvenuta diversi mesi fa e, da quel momento in poi, Fabrizio non si è più visto a Napoli. Nonostante questo, però, Giorgio Borghetti, l'attore che veste i suoi panni, figura ancora nel cast. Lo rivedremo presto? Ebbene, vi annunciamo che, a fine luglio 22, Marina e Fabrizio avranno modo di ristabilire un contatto, ma non è ancora chiaro se si tratterà di una permanenza breve o di lunga durata. Quel che è certo è che Marina non ha occhi che per Ferri. E, stando ad alcuni rumors, il rapporto non sarà esente da momenti difficili. Una trama noir che riguarderà entrambi, infatti, ci terrà sulle spine almeno per tutto l'autunno. Anticipazioni un posto al sole. Prossime storyline. Per Nunzio è in arrivo una cocente delusione. Da un po' di tempo, Chiara Petrone sta preparando la sua fuga all'estero con Nunzio Cammarota ma, nelle prossime puntate, tutto potrebbe cambiare di nuovo per via di un appello molto accorato e sentito che Katia Cammarota farà alla ragazza. La Petrone, come ben sapete, ha coinvolto, nel suo folle piano, il suo amato che, dopo aver convinto Franco Boschi a procurargli dei documenti falsi, ha accettato di condurre una vita di latitanza insieme alla sua fidanzata. Prima di andarsene, Nunzio ha dato precise istruzioni a Samuel su come gestire la cucina del caffè Vulcano in sua assenza. Gli amici credono che i due ragazzi faranno solo una breve vacanza per poi ritornare a Napoli. Invece le prospettive sono ben altre. Franco Boschi, per non perdere la stima e la fiducia di suo figlio, lo sta aiutando a preparare la fuga, pur essendo convinto che si tratti di un fatale errore. Presto, il nostro amatissimo personaggio, in preda a forti sensi di colpa, racconterà quanto sta succedendo alla madre di Nunzio, Katia, la quale potrebbe rappresentare la svolta in questa vicenda molto delicata. Inutile dire che la donna reagirà malissimo e che, disperata e con le lacrime agli occhi, dopo essere venuta a conoscenza del progetto del figlio, si recherà a casa di Chiara per supplicarla di lasciare in pace suo figlio e di non coinvolgerlo nella sua assurda pretesa. Dirà con forza che la vita del suo ragazzo non può e non deve dipendere dai suoi capricci. Insomma, tra le due ci sarà un diverbio molto pesante. Voleranno parole forti?
Quel che è certo è che Chiara resterà malissimo e arriverà a prendere una decisione molto sofferta. In altre parole, partirà da sola. In aggiunta a ciò, Franco si sentirà devastato dai sensi di colpa per aver mentito al figlio e non avergli riferito di aver visto la sua amata in aeroporto. Un Posto al Sole tornerà a breve con le sue vicende più emozionanti che mai. Anticipazioni Un Posto al Sole. Una new entry con un ruolo intrigante. Un Posto al Sole è pronta ad accogliere un nuovo personaggio femminile, che ci regalerà forti colpi di scena. Stando alle ultimissime indiscrezioni, si tratterebbe di un'attrice di cinema e televisione molto nota, fin dai primissimi anni del 2000. Secondo un rumor comparso negli ultimi giorni, a Palazzo Palladini dovrebbe comparire Chiara Mastalli, interprete presente in fiction e serie TV quali Sei Forte Maestro, Carabinieri, Distretto di Polizia, Il Maresciallo Rocca, RIS, Rex, Il Restauratore e L'Allieva. Al cinema, invece, l'attrice ha preso parte a pellicole di grande successo come Ricordati di me, Tre metri sopra il cielo, Notte prima degli esami e Notte prima degli esami oggi. L'arrivo di Chiara è molto atteso dai fans in quanto, stando a quanto rumoreggia in rete, andrà a vestire i panni di una nuova Dark Lady. A chi darà filo da torcere? A chi farà perdere la testa? La sensazione è che andrà ad inserirsi in una trama molto intricata, destinata a tenerci con il fiato sospeso per tutto l'autunno 2022. Anticipazioni Un Posto al Sole. Silvana viene licenziata. Il suo ruolo avrà più peso in futuro? In una delle recenti puntate andate in onda su Rai 3, la governante Silvana, interpretata da Anna D'Agostino, è stata licenziata a causa di una macchinazione studiata da Lara Martinelli, che ha fatto sì che la donna venisse accusata di furto, un qualcosa che non ha fatto. Si è trattato di un vero e proprio colpo di scena, che ha creato attimi di forte suspense e tensione in quanto, in molti, hanno temuto addirittura il peggio, e cioè che la donna potesse essere uccisa. In una recente intervista, Anna si è dilungata a parlare della vicenda che ha catalizzato tutta l'attenzione su di lei. Ha ammesso che quelle scene sono state molto difficili, forse le più brutte girate negli ultimi 7 anni. Grazie alla storyline del licenziamento, però, l'attrice ha affermato di essere riuscita finalmente a farsi conoscere ed apprezzare dal pubblico, dato che è sempre stata al servizio della famiglia Ferri e, nella soap, come personaggio secondario. Ciò ha sollevato nei fans un forte interrogativo: cosa ne sarà del personaggio di Silvana? In futuro avrà maggiore peso? Questo non ci è dato saperlo, ma quel che è certo è che ai telespettatori piace tantissimo questo ruolo, in quanto la donna è buona e molto intelligente. Purtroppo, sbaglia nel credere troppo alla bontà delle persone, cosa che forse in una soap può essere funzionale, ma non nella vita di tutti i giorni. Silvana è molto accomodante, tiene dentro di sé troppe cose. La D'Agostino ha ammesso che vorrebbe tanto vedere la cameriera, affiancata ad un fidanzato o un marito. Vorrebbe che gli autori indagassero maggiormente sulla sua famiglia, sul suo passato. Anna, inoltre, quanto alla recitazione, ha rivelato che le piace tantissimo recitare, non essere se stessa. Quando veste i panni di Silvana è lei e non più Anna D'Agostino. Inoltre, adora alternarsi tra il drammatico e il comico. Il suo scopo è quello di arrivare alle persone, alle emozioni. Infine, l'interprete ha parlato di ciò che si aspetta dal domani. In futuro, vorrebbe quindi continuare a fare emozionare le persone. Le piacerebbe tantissimo lavorare al fianco di registi come Paolo Genovese, Gabriele Muccino e Saverio Costanzo. E voi? Cosa ne pensate della governante di Ferri? Vi piacerebbe vederla in azione in un ruolo di primo piano? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.